Ben trovati amici scommettitori e grazie come sempre per la linea cari colleghi. Ci siamo lasciati con una bella vittoria e speriamo di proseguire con questa striscia di risultati positivi. Andiamo subito con l'analisi della 28esima giornata di campionato, non perdiamo tempo. Prima partita, Cittadella Monza. Situazione piuttosto tranquilla per entrambe le squadre che stazionano in zona playoff. Dunque penso che saranno alla ricerca di punti per risalire in alta classifica, sono entrambe le squadre reduci da una vittoria. Io metterei un multigol ospite 1-3 quotato ad 1,35. Como Spal, periodo buio e incerto per la Spal che è alla ricerca di punti. Gode la Spal effettivamente di una solida difesa e le statistiche ci dicono che nelle ultime gare si è andata quasi sempre a segno, però è quasi come se non riuscisse molte volte a trovare il gol che gli consenta la vittoria. Io questa partita la giocherei gol o over con discreta quota. Parma-Reggina che pian piano inizia a prendere il volo amici, abbiamo due vittorie nelle ultime due gare disputate e nelle ultime cinque partite una sola sconfitta col Frosinone in trasferta. Che ci aspettiamo da questa partita? Allora, o overino per stare tranquilli con quota 1,34 oppure multigol ospite 1,2, 1,75, che dite? Pordenone-Pisa. Seppur sia vero che la B sia la regina dell'imprevedibilità, io Pordenone-Pisa la giocherei con 2, quota 2, anche perché c'è il Pisa in prima linea per cercare di agguantare nuovamente il primo posto in classifica, quindi io metterei 2. Attenzione al big match, quello che è il big match considerato della 28esima giornata, Cremonese-Brescia, che per tal motivo io non giocherei. È una partita tanto attesa e al contempo delicata, però per chi volesse osare consiglio un under 3,5. Non è alta la quota 1,24, però ci può stare e riesce ad arrotondare la nostra schedina. Occhio alle partite della domenica, secondo me non ci saranno molti gol, quindi una sfilza di under giocherei, però non lo so, la dico così, in particolare per la partita del Crotone. Arriveremmo così a quota 10 all'incirca, mi fermerei qui. In bocca al lupo a noi, come sempre, viva il lupo, viva i lupi. Ciao ragazzi!